Se la gente non sperasse più in nulla e non credesse a nulla, si rifiuterebbe subito di moltiplicare il suo seme e i nostri problemi sarebbero risolti in una o due generazioni con lo spopolamento universale. Quello che qui affermo non sono il solo a sostenerlo, ma sebbene sono altri che la pensano come me, quanti oserebbero scriverlo, o meglio, professarlo dall'alto di una cattedra, spingendosi al punto di gridarlo ai quattro venti. E quale governo tollererebbe un insegnamento di tal fatta? E quale religione simili omelie insistono a chiederci di sperare e di credere? Dobbiamo sperare in qualsiasi cosa, pur di sperare. Dobbiamo credere, magari a quel che vogliamo, pur di credere a qualcosa. Siamo liberi di fare una scelta tra le fandonie di nostra convenienza, a patto che siano stupide. Ora tutti i fini che si propone la speranza e tutti gli obiettivi che la fede si dà hanno in comune il fatto di esserlo, di essere immancabilmente stupidi. E oggi per giunta imperdonabili, giacché non possiamo restare imbecilli una generazione di più, frammenti che sono diventati più liberi di noi.